Un cordiale saluto agli amici di Radio Doppio Zero. Questa volta siamo all'interno di una location particolare, l'Albero delle Caramelle in via Traetta, con Tonia, che è la titolare. Ciao Tonia. Buonasera. Allora, vi spieghiamo per quale motivo siamo qui stasera. Perché ci sono dei corridori che nella giornata tra sabato e domenica parteciperanno alla Milano Sanremo. Li vedete qui schierati, adesso pian piano ve li presentiamo tutti. Io vorrei prima di tutto fare una domanda al presidente del gruppo di biker bitontini, che si chiama appunto Bitonto Bike, e voglio chiedere soprattutto e prima di tutto qualche notizia su questa squadra. Certo, buonasera, sono Ignazio Petta. Quest'anno abbiamo aperto la Bitonto Bike, un'associazione dilettantistica. Come scopo, diciamo, della nostra associazione è la bicicletta. In collaborazione con i nostri sponsor, Tonia, con l'Albero delle Caramelle e il nostro caro Roberto Cherubini con Calci Corvino di Palese, abbiamo aperto questa associazione. Più che altro siamo un gruppo folto di amici che con l'unico pensiero è la bici e il divertimento. Invece al vicepresidente chiediamo quanti siete in squadra. Allora, buonasera a tutti, sono Michele Margiotta e attualmente siamo su 25 persone in squadra e cerchiamo di crescere sempre di più, magari invogliare anche i ragazzi, quali vogliono venire alla nostra associazione, divertirsi. Ben venga chiunque, l'importante è che abbia voglia di divertirsi. Allora, io voglio chiederti prima di tutto come mai quest'anno l'idea della Milano Sanremo. È una pazzia, una cosa che dovevi fare? Perché mi hai raccontato qualcosa di nascosto prima. Buonasera innanzitutto, io sono Pietro Garofalo e questa è un'avventura che nasce in realtà dal 2018, un'idea folle ma allo stesso tempo molto molto stuzzicante, e quindi eravamo lì l'anno scorso per partecipare a questa Milano Sanremo con altri amici e con lui anche, e poi una brutta caduta mi ha fatto desistere dal partecipare a questa Milano Sanremo, e quasi quasi mi stava anche passando l'idea, se non che poi l'amico che mi affiancherà quest'anno mi ha invogliato, mi ha riacceso l'entusiasmo per riaffrontare questa avventura che, ripeto, non è un'avventura semplice. L'affronteremo con il massimo delle possibilità che ognuno di noi ha, quello che è chiaro, però cercheremo di superarlo, ecco. Abbiamo capito, Mimmo, che la colpa dovrebbe essere la tua. Penso di sì. Niente, buonasera, io sono Mimmo Cagliati, quindi sono uno che pazzo come lui praticamente. Io non rappresento la Bitonto Bike, faccio parte di un altro team, però alla gli fine sono i colori della maglia che... Sì, All Bike di Ruvo. E niente, ci proveremo a fare i 300 e a finirla. Logicamente, come diceva Pietro, non sono i colori della maglia, ma quello che vi stringe come amicizia. Sì, sì. Come mai proprio la Milano Sanremo? Allora, io sono uno che ogni anno vuole avere un obiettivo, perché insomma fare dei sacrifici, degli allenamenti come quelli che facciamo noi lavorando e con tanti impegni lavorativi e anche extra, anche familiari, diventa difficile fare tutto. Quindi puntare su un'avventura che ti possa spronare, ti possa dare l'input per allenarsi, e secondo me è necessario. La Milano Sanremo, perché io sono uno che preferisce fare tanti chilometri, e quindi la Milano Sanremo si sposa bene con i miei concetti di bici. Allora, Tonia, tu sei uno degli sponsor di questa squadra. Sì. Non è che proprio l'Albero delle Caramelle e Dolciumi sia una cosa buona come sponsor? Assolutamente no, però noi abbiamo diverse tipologie di prodotti anche per chi deve mantenere la linea: cioccolato senza lattosio. Sì, ma a me non l'ha mai detto però quando sono venuta. No, te l'ho detto. Fatto finta di non sentire. E caramelle senza zucchero, e poi abbiamo altri tipi di
nell'attività facciamo sculture di palloncini e tutto quello che concerne le feste e gli avvenimenti. Lo sport unisce, e lo sport unisce anche in questo senso. E allora ringraziamo Pietro e Mimmo che partiranno per la Milano Sanremo, logicamente ritorneranno a casa perché non possono rimanere lì. Allora ragazzi, in bocca al lupo. Crepi lupo. Crepi. E ci vediamo presto, poi magari vi facciamo sapere qualche notizia in più. Grazie a tutti per averci seguito. Ciao.